Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e in questo gameplay di Splinter Cell Blacklist. Allora, dopo essere quasi morti, quando l'aereo, il Paladin stava precipitando, proseguiamo con... Allora, benzina americana l'abbiamo completata, perfetto. Adesso abbiamo questa nuova missione che è impianto gas Sabine Pass Stati Uniti. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Ok, partiamo subito col briefing. Continua a provare le frequenze e non fermarti finché non ci riesci, ok? Briggs, notizie della nave dirottata? Le comunicazioni con l'esterno sono oscurate. Non possiamo comunicare, ma ci stiamo lavorando. Charlie. Il virus. So da dove viene. È stato eseguito quando abbiamo analizzato il tablet preso da Sam. È impossibile, il sistema... Ho bypassato alcuni protocolli di sicurezza. Volevo ottimizzare la velocità operativa. Gli hai fatto infettare il sistema? Così ci hanno trovato in Messico. No, non così. Mentre eravamo a terra, ho contattato un ex socio del cartello. Gli ingegneri hanno messo una taglia su di noi. Deve avermi venduto in cambio di una fetta. Charlie, perché non... Siamo! L'attacco benzina americana è riuscito. Ecco perché hanno attivato la continuità di governo. E qual era il bersaglio? Scusa, Sam, siamo sommersi dai dati. Ecco. Si direbbe Louisiana, Sabine Pass, una raffineria. No, mio Dio. Sabine Pass è la più grande raffineria della costa del Golfo. Hanno colpito l'impianto con un virus prima dell'impatto con la nave. In questo modo tutti i sistemi di sicurezza erano disattivati. Il virus opera esattamente come quello che ha infettato l'aereo. Oh, merda. Sono riusciti a infettare tutti gli impianti della costa. Se riesce a diffondersi. Salteranno uno dopo l'altro. Ok, adesso avviamo la missione difficoltà normale e vai. In una raffineria in fiamme non si va per il sottile. L'IMS suggerisce di esplorare con il trirotore e di abbondare con le granate. Ok, comunque io prima di partire volevo farvi vedere che ho potenziato e acquistato alcune cose. Del tipo, ho preso questa mina qua adesiva che dovrebbe stordire, però... Loro mi dicono di usare questa, ma io me ne fotto perché non voglio fare troppo casino. Vabbè, qua ci abbiamo sempre il nostro gas soporifero. Il trirotore l'ho modificato, gli ho messo le misure d'attacco, che così è un po' più letale, diciamo. E poi un'altra cosa che ho fatto, che però non so se me lo fa vedere. Ok, nei visori ho praticamente migliorato la portata del visore con portata extra. Purtroppo la menata di questa cosa è che per acquistare questo ho dovuto praticamente acquistare tutti quelli sopra. Vabbè, tanto soldi ne avevamo, quindi chi se ne frega. E poi la tuta l'ho migliorata praticamente. Come potete vedere, totale tuta, armatura, set furtivo e maneggevolezza armi sono più o meno equilibrati, ecco. Ma più di così non potevo fare perché sennò vado a perdere, tipo, per migliorare la maneggevolezza delle armi mi va a perdere tipo questo qua che volevo prendere, non me lo fa personalizzare. Vabbè, io direi comunque di non perdere tempo e partire con la missione. Ci avviciniamo al salto, Sam. Pronto? Il pilota scende di quota. Velocità ridotta. E 3, 2, 1, via, via, via! Ok, fa tutto lui. Sam è andato. Ricevuto. Iniziamo. Spero che avete passato bene questa giornata dell'Epifania, anche se questo video non penso che uscirà oggi, ma uscirà praticamente martedì. Ma vabbè, comunque... tra l'altro, vabbè, l'ho già detto anche nel gameplay di Batman che ho messo prima di questo, che appunto farò una specie di sondaggio su che tipi di che gioco vorreste che io facessi, in modo da migliorare un po' anche le mie visualizzazioni. Grim, metterò una lista sono a terra, di giochi vado verso l'elicottero abbattuto.
Perché non mi va di fare i giochi che fanno tutti. Ingegneri? Che cazzo. Affermativo, sono bloccati. Non so per quanto resisteranno. Dove sono? Aiuto? Ok. Adesso ho giocato un po' a Batman e i comandi sono un po' diversi. No, comunque stavo dicendo che ok che voglio darvi la scelta del gioco da fare, ma non mi va di fare giochi che fanno tutti, tipo COD, eccetera, eccetera, perché a sto punto non vale la pena. Però farò una lista di giochi che... Alleato! Blade! Ehi, non sparare, ehi, amico, Chaos! Non sparare. Come conosci la risposta? Se non hai intenzione di spararmi, non puntarmela a te. Voglio aiutarti. Non ci serve il tuo aiuto. Eh no. Ok, io direi di... Da dove arrivi? Io non esisto. Ti hanno detto di prendere l'impianto? Ci hanno mandati per fermare la petroliera, ma era tardi. Siamo arrivati dopo lo schianto e abbiamo inseguito una squadra. Avevamo quasi il leader. Poi è andato tutto a puttane. Grim, abbiamo un ingegnere VIP in questa casa. Dammi una posizione. Trova il capo degli ingegneri. Ok, aspetta, 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 fermo, fermo. Ok, io direi di fare una cosa. Gli buttiamo una bella... Come funziona sto misero? Continua a dirigerti verso l'edificio principale, sir. Attenzione, serrata! Formazione serrata! Cazzo, 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 cazzo! Formazione serrata! Guardi, ok. Sentiamo una sparatoria nel terminal, Sam. Ti consiglio di andare lì. Vabbè, io intanto inizio a sparare a questi, tanto. Buonanotte. Oh cazzo. Ok, praticamente. Non ne ho più, merdaccio. Ah, guarda che c'è, mister amico. Buonanotte. Devi proseguire. Sì, ok, io proseguo, ma... ma signorina avvi pazienza perché qua merda. Cioè non è che voglio farmi ammazzare così a gratis. Ok, è andato. Ok, speriamo che mi dà un'altra cassa da qualche parte perché ho fatto fuori tutto, cazzo. Sam, attaccano la squadra di intervento. Mi muovo. Cazzo, perché non Grim, mi prende la palestra? Trovami il capo degli ingegneri. Ah, no. Allora, mettiamo questo. Più in fretta che posso. Cazzo. Aspetta, 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 aspetta. Cazzo è? Di qui. Ah ok, devo andare lì. Sì, lì. Poi di qua. Tata. Di qui, così. Oh porca troia. Emergency fuel shutdown failed. Repeat, fuel shutdown has failed. Sì, come vuoi te, amico. Vedo molti nemici davanti a te. Sam, quella sezione dell'impianto è un labirinto. Sfruttala a tuo vantaggio. Come sempre. Oh merda. Merda. I've got nothing. How about upstairs? The skies are clear. We'll have plenty of warning if the chopper makes a pass. More warning than they'll get for a missile up the tail rotor. Cazzarola. Ok, facciamo così.
volta, eh? Cavolo è così. Ok, uno. Dai, spostati. E due. Bam. Bam. Speriamo che non mi hanno visto. Che cazzo. Via. Vai su. Sparisci. Cazzo. Cazzo, non la lancio. Gas soporifero. Oh cazzo, c'è un robottino. Uno di quegli stronzi maledetti. Ok, aspetta tanto. Via. Successo niente. Cazzo. Ah. Oh, come cazzo fa a vedermi? Santo Cristo. Qualcuno l'ha steso. Ci sono dei caduti. Farfagliatevi e cercate gli intrusi. Cioè, scusate, avevi pazienza. Oh cazzo, oh no, l'ho finita. Dai, dammi qualcosa. No, non quella, questa. Che cazzo. Tipo te. Meglio che dormi un po', ok. Adesso è diventato quello stronzo di merda. Dove sei? Vieni qua. Oh, amico. Ci sono qua io adesso che ti faccio compagnia. Che dici? Facciamo così. Dai, questo qua lo prendiamo se riesco in un altro modo. Oh. Voilà. Dovrebbe esserci un latte. Eccolo là. Cazzo. Come stanno? Oh, attento, merda. I medici, non ti fermare. Merda. Urca troia. No. La miseria. Merda. Cazzo. Aspetta. Mi serve una cassa di munizioni, perché come un cretino ho fatto fuori tutto. Eccola lì ce n'è una. Oh, cos'è? Oh. Dammi dei riferimenti, Grim. Oddio. Davanti hai la stazione dei pompieri. La squadra di intervento è bloccata lì fuori. Tranquilli. Le fiamme sono fuori controllo. Devi neutralizzare tutti gli ingegneri prima che la squadra possa lavorare in sicurezza. Sì, io intanto mi ricarico. Poi prendiamo questo. Ok. Passiamo di quassù. Perfetto, sì. Ci sarà un bordello della Madonna, ragazzi. Vediamo un pochettino con il nostro nuovo visore potenziato un po' com'è la situazione. Perché la situazione fa cagare. Allora tu dormi. Dormi.
bastardo lì. Che non ne vuole sapere. C'è quello lì sopra. Dove è andato? L'area intorno alla stazione è libera. Ok ragazzi, abbiamo passato. Sto ancora cercando tutto il loro capo qua. Tienimi aggiornato. Adesso vediamo se riesco a... dovrebbe esserci in giro un tipo. Sono riuscito a... a distrutto. Però c'era un tipo qua. Eccolo qua, catturalo. Che l'avevo visto prima. Dai, catturalo. Perfetto, perfetto. Ci ho messo un pochettino a farlo perché... ho dovuto tagliare un po' di parti. Sono morto tipo 790 volte. Ma va bene così, dai. Via. Andiamo giù a parlare col pompiere. Grisù, il pompiere. Almeno 7. Ehi tu, amico Pompi. Capitano, tutto a posto. I suoi possono tornare al lavoro. Grazie per l'aiuto. Dovremmo riuscire a evacuare tutti. Dobbiamo riuscire a fermare l'incendio. Il condotto principale deposita direttamente sulle fiamme. Si diffonderà nel tubo e poi boom! Tanto vale pisciare contro vento. Come se la cava? Ricevuto, Sam. Dobbiamo tirarti fuori. No, aspetta. Se trovi un terminale posso far saltare il virus, ripulire il sistema. Capitano, dov'è la sala comandi? Ultimo piano del terminal, ma è troppo pericoloso. Me la caverò, non sono solo. Buona fortuna, capitano. Sì, se non a qualcuno sono solo. Serve fortuna, quello è lei. Perfetto. Se riesci ad arrivare al terminal, Sam, Charlie può interrompere il flusso di gas. Dimmi che la tuta è ignifuga e faccio un... Oh cazzo, oh merda. Oh vacca. Eh sì, bella idea del cazzo. Ok, ma poi ci saranno 500.000 persone che mi stanno rompendo il cazzo. Oh, sta buono. Dov'è? Ok, cioè io non so dove sto andando, io seguo la... seguo queste strisce gialle e nere che in teoria... Oh cazzo! Sì, sì, no. Oh merda. Via, via, via. Via, via, via. No, non Sam, di qua, non di qua. Sono riuscito a entrare nel canale di comunicazione degli ingegneri. Puoi Sali. Sentire? No, no, no. Sì, 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 dai. Ah, di. Tra l'altro l'ultimo cambio armi oh merda, nell'ultimo cambio armi sono arrivato al tempo. Oh, oh. Ottimo, la sala comandi è all'ultimo piano. Aspetta, che qua è una situazione di merda. No, comunque stavo dicendo che nell'ultimo cambio armi ho equipaggiato il mio Sam con le granate incendiari perché la situazione era un po' fatta col culo. Oh madonna, qua sta cadendo tutto a pezzi.
crollo del petrolio. Già perché la benzina costa veramente poco. Io non vorrei dire, ma ho bisogno di una cassa o qualcosa. Ok, perfetto. Eccolo qua, bro. Ma non c'è una cassa in giro per riempirmi. Allora, intanto facciamo così e equipaggiamo questo. Che a me non mi servono un cazzo, ma... Schiaccia! Un attimo. Vai. Vai, Charlie, vai. Eccolo, ok, cos'è? Il DOS. Ce l'hai fatta, Charlie. E bravo, Charlie. Tutto. Luci, porte, feed video. Bravo. Ehi, forse ho trovato il leader. Dov'è? Si è travestito da paramedico. Bastardo. Invio la posizione. Mi muovo. Vado a prendere il paramedico. Qua. Apro una porta, il modo più rapido per trovarlo. Sì. Occhi aperti lassù. Una cassa. Gli ingegneri sanno che siamo. Vedo una cassa. Ti copriamo. Ricevuto, Sam. Mo che c'ho la cassa sul cazzi. Ehi, i comandi del cazzo sono formati. I comandi sono del cazzo. Ma dai. Il gas. Passo di qua. Sì. Tu non hai visto niente, tu non sai niente, tu dormi tranquillo. Ah, è successo. Non possiamo resistere a lungo. Oh cazzo. Vabbè, io chi me ne vado? Merda. Ah, ma devo per forza farlo? Oh, che palle. E che questi qua sono dei figli di puttana, questi gigantoni del cazzo. Cosa avete visto quello che si è sospettito? Cazzo, ma non così, oh merda. E ma tutti lì. Vabbè ragazzi. Dai cazzo che... Qualcuno mi dia le spalle. Oh. Cazzo. Buono. Quello là in fondo non mi vede. Salve. Tutto a posto? Il suo amico qua è svenuto, si è sentito un po' male. Ha avuto un giramento di testa. Lo appoggio qua così dorme un attimino, eh. Lei non ha sentito niente, stia pure lì tranquillo, che è tutto a posto. Oh cazzo. Su questo è cazzo. Oh cazzo. Dormi bel bambino, fai la nanna piccolino, cioè piccolino insomma. Sembra... Oh cazzo, sta arrivando un altro, merda. Due cazzo sono addirittura, merda. Beh, io in questo caso mi dispiace, ma... Addio. Porca vacca. Mi dispiace ragazzi, lo so che devo farlo stealth, ma questi mi stavano mandando a puttane tutto il lavoro. Cioè vaffanculo, a un certo punto. Chi se ne fotte. Crepate e basta. A parte che potevo passare dall'altra parte. Scendi al piano terra se puoi, Sam. Sei proprio sopra il leader. Sono sopra il leader e sono il leader. Ta. Ma che cazzo faccio? Merda! Ma questo è cattivo. I sistemi si sono riattivati. Devono aver ripreso l'impianto. Sigillate tutta l'area. Attenti est. Aggiornatemi costantemente. Via! Dovresti vedere il leader ora, Sam. Lo vedo il leader. Mi muovo. Sta cercando di scappare. Vado a prenderlo.
volta. Dove vai, bastardo? Addormenti o cosa, cazzo? Scusa, Sam, non posso riaprire, ma ci vuole un po'. Troverò un altro modo. Se ti prendo ti spaccolo. Vieni qua, bastardo. Ti sei spacciato per un medico, bastardo. E sei vaffanculo, non c'ho tempo. Dov'è il bastardo? Eccolo qua. A pezzo di merda. Scappano su un'ambulanza. Ritracciali con il drone. Ci metto io. Oh cazzo. Aspetta, apro il cancello. Oh merda. Cazzana, che botta. Spero che aveva l'airbag. Messo male. Aiutami. Fanculo. Prima tu. Il piano di Sadiq. Parla. È troppo tardi. Cosa avete fatto? Il vostro presidente gli ha consegnato i vostri su un piatto d'argento. A Denver. Il bunker. Sadiq era lì ad aspettarli. È finita. Cosa facciamo? Lo risparmio, lo uccido. Ma vaffanculo, ma hai rotto i coglioni tutto il tempo. No, no! Finora li ho salvati tutti, quindi adesso... E che benzina americana a posto, ok, non l'ho fatto molto stealth, ma fa niente. Adesso voi sicuramente la lunghezza della missione non corrisponde esattamente con la lunghezza del vero gameplay, perché comunque ho fatto dei piccoli aggiustamenti, tanto per infatti è assalto 4, ok. Bonus 37 minuti. Eravamo al limite, eravamo al limite. 37 minuti su 40. Veramente al limite. Ho nascosto due corpi. Perfetto. Fantasma. Sì, beh, il fantasma è quello che prevale comunque nel resto del mio stile. Abbiamo raggiunto la Coldwell. Ci stiamo provando. La squadra SEAL sta bene. Saremo in volo tra 20 minuti appena finiti i rifornimenti. Ehi, grazie per l'aiuto laggiù. Di niente, hai un minuto. È urgente? Niente di importante. Parliamo dopo. Grim, il virus in Messico, devo dirglielo. No, non devi. Ma ho sbagliato. Tu dici? Perché mi copri allora? Perché dovresti volermi ancora qui? Infatti non ti volevo. Grazie. Tu me l'hai chiesto. Non ascolti nessuno, credi di sapere tutto, lavori come se tutto fosse un gioco. Hai finito? Ho appena cominciato. Sai che cosa mi dà più fastidio di te? Che sei bravo nel tuo lavoro. L'unica cosa che può difendere il mondo da Sadiq è questa squadra. Non posso permettere che Sam ti butti fuori. Mi dispiace. E allora cerca di farti perdonare. Ok ragazzi, questa missione l'abbiamo completata. Come ho detto, appunto, vi ricordo di iscrivervi sulla mia pagina di Facebook, così ci possiamo tenere aggiornati. Finite le serie di Splinter Cell e
Batman Arkham Origins farò una specie di concorso, cioè un concorso, farò una lista di giochi dove voi sceglierete e quello che avrà raggiunto il più mi piace, io lo farò. Tra l'altro penso di riprendere alcuni gameplay che ho lasciato indietro, come la serie Svago Time, che erano quelli retro eccetera eccetera, più Forza Horizon, che purtroppo lì ci sono tante musiche ma metterò la radio spenta, quindi magari farò qualche garetta. E niente, spero che il video vi sia piaciuto e ai prossimi video. Ciao ciao a tutti da Genetic DNA.